Siamo con Thomas Danilevičius. Che impressione ha avuto nella Juve Stabia a 6 giorni dall'esordio di Empoli? Ma molto caldo, a parte scherzi. L'impressione è che è un gruppo bello compatto, che è un gruppo che diciamo, ha vinto campionato di Serie C, che è un gruppo diciamo, zoccolo duro, quello che sono rimasti i ragazzi, sono tutti motivati, tutti professionisti e diciamo, sul campo lavorano sempre al massimo, danno 100%, è già una nota positiva, quindi io... diciamo, piano piano sto raggiungendo loro anche con una forma fisica e veramente spero dare il mio contributo a diciamo, dare una mano per un obiettivo importante. Sabato a Empoli ritroverai il tuo ex compagno Tavano. Lui ha scelto l'Empoli, una formazione che comunque è quotata, che dovrebbe fare il salto di categoria. Tu hai scelto la Juve Stabia. Quali le motivazioni che ne hanno portato a Castellammare? Ma motivazione sicuramente sono stati 2 anni di contratto che mi hanno convinto, insomma, allora vuol dire che una Juve Stabia è una società che ci tiene tanto, diciamo, a rimanere in categoria e vogliono, diciamo, continuare con questo progetto Juve Stabia che io vorrei fare una buona parte. Quindi questa è stata, diciamo, una convinzione. Poi anche tifosi che io ho sentito e poi ho visto anche il primo giorno diciamo, di allenamento qua a Castellammare, erano in 1.000, quindi io immagino cosa sarà domenica. E tifosi che sostengono sempre la squadra, che anche in Coppa Italia, pochi che quelli che erano solo di Juve Stabia, diciamo, quelli di Sassuolo non si sentivano, quindi fa capire che qua la piazza esigente di calcio di Serie B che non ha visto per 60 anni, quindi... hanno fame e questo diciamo è una cosa importante che noi diamo massimo per diciamo non deludere loro. Il reparto offensivo annovera molti calciatori giovani che non hanno neanche mai giocato in Serie B. Tu per loro potresti essere il punto di riferimento fondamentale. Ma diciamo che sono ragazzi giovani, che sono ragazzi e visto talentuosi che sono ragazzi che vogliono migliorare, che lavorano diciamo 100% tutti gli allenamenti, ma tutti diciamo una squadra mi ha impressionato anche sotto questo punto di vista perché sono ragazzi che tutti si impegnano al massimo e cercano di seguire mister, cercano di dare massimo nell'allenamento, quindi siamo già un punto importante per una squadra vera di calcio e spero con diciamo, mia esperienza dare magari un consiglio in più, non so, oddio, non so, qualsiasi cosa che magari una domanda in più che possono fare, spero di dare una mano. Il mister ha avuto parole di elogio per te, in effetti ha dichiarato che ti ha voluto fortemente. Ovviamente lui è preoccupato dei tuoi impegni in nazionale. Punterai tu a sostituire nei cuori dei tifosi gialloblu il Giorgio Corona, l'attaccante che l'anno scorso comunque ha trascinato la Juve Stabia in Serie B? Io appunto sull'unica cosa è la squadra e speriamo che rimanere in Serie B sarebbe un più grande vincita per me. E spero di fare qualche gol, non lo so quanti, non lo posso promettere, dico io Thomas Danilicius faccio tot gol. No, io Thomas Danilicius prometto impegnarsi fino alla morte in campo e diciamo, raggiungere l'obiettivo che è quello di squadra, quello personale poi verrà dopo. Chiedete se ha fatto dell'Empoli, ieri ha battuto la Sampdoria 2-1 in Coppa Italia e il trend offensivo è da brividi, Tavano e Coralli su tutte. Boucher ha fatto prima gol. Sì. Sì, ma sono squadre, sono diciamo, mettiamo 6-8 squadre di prima fascia, che fra quelle sono anche Empoli, che puntano di vincere il campionato, quindi è normale che hanno organico magari sulla carta un po' più importante degli Juve Stabia. Però il campionato di Serie B è strano, è lungo, è impegnativo, quindi tanto bisogna incontrare tutte le squadre. Quindi va bene, andiamo ora sabato, incontriamo quella magari un po' più forte così e vediamo come siamo fatti noi, che pasta siamo fatti, che campionato aspetta Juve Stabia, quindi è meglio così. Grazie. Andrea Seculin giunge a Castellammare per competere con uno degli idoli della tifoseria, Simone Colombi. Sì, è sicuramente una sfida fra di noi, una sfida nel bene, perché siamo due amici, ci
conosciamo da tanto e ci sarà concorrenza. La società ha voluto fare questa come si dice, scelta di avere due portieri giovani. Stanno dimostrando in settimana, durante l'allenamento, il sabato che gioca, per poi prendersi il posto da titolare durante l'anno. Mister Braglia l'anno scorso ha dimostrato appunto di non avere preconcetti verso i calciatori. Per lui gioca, sempre detto, chi si allena e chi fa vedere meglio in settimana di meritare il posto. Sabato tu comunque avrai l'opportunità di giocarti questa chance, visto che Colombi è squalificato. Certo, questo è un vantaggio mio, nel senso che facendo bene già la prima di campionato mi gioco buone possibilità di fare le successive gare, questo sì. E poi, come dicevi te, la settimana in allenamento durante il campo è lì che dimostri se puoi giocare oppure no. Quindi. 1000 tifosi al primo allenamento, che sensazione hai provato? È un'ottima sensazione, perché è stata una bella botta, è una città molto calda, la tifoseria vive di calcio, vive di Juve Stabia, quindi potrebbe essere quest'anno il 12° uomo in campo. Molto importante e ci può dare una grossa mano per il campionato. Domenica le tue parate a Modena non hanno permesso alla Juve Stabia comunque di portare a casa il risultato. La prodezza è l'ultimo al tutto dell'attaccante del Sassuolo Boy che vi ha tagliato le gambe. Però in effetti la sensazione qual è? Cioè, tu come hai visto i tuoi compagni di squadra? Come si muovono secondo te? Sicuramente siamo partiti in campo i primi 20-30 minuti con un po' di emozione, essendo la prima partita per tanti di noi in una categoria importante come la Serie B. Però poi ci siamo ripresi molto bene, siamo riusciti a pareggiare, eravamo lì, abbiamo tenuto il campo. Poi verso la fine abbiamo un po' crollato, anche perché faceva molto caldo, era molto difficile. Siamo stati un po' nel finale poco attenti nell'attaccare il loro attaccante, abbiamo permesso di fargli fare questa prodezza che però poteva essere evitata così al 90°. Sabato a Empoli mancheranno 5 calciatori tra squalifiche e qualche infortunio. Il tuo ruolo particolare, perché più di tutti rischia di soffrire degli ineffetti, delle preoccupazioni della squadra. Quali sensazioni hai al momento? Le sensazioni sono buone lo stesso, perché chi scende in campo sa che deve dare il 110%, quindi chi non c'è o chi c'è non cambia nulla, cioè in campo scendono 11 contro gli altri 11, quindi non ci dobbiamo fare i problemi dei diffidati, dei titolari o non titolari. Chi scende in campo deve dare il massimo e poi parla al campo, alla fine dei 90 minuti vediamo com'è la partita. Da neopromossa la Juve Stabia comunque è stata inserita in un ranking basso, quindi dovrà incontrare le prime della classe nella prima parte del campionato. Per te è meglio incontrare le prime della classe all'inizio, quando ormai la preparazione ancora non è al top, o magari dopo? Sinceramente uguale, prima o poi le devi incontrare, quindi o prima o dopo non cambia nulla. Sì che magari la prima una squadra deve ancora abituarsi, deve ancora riprendersi dalla preparazione, quindi è un po' più facilitato, però come vale per loro vale anche per noi, quindi non credo che sia un vantaggio per noi o per gli altri. Un momento così delicato, lo diciamo anche poco fa, Seculin, Biraghi, ma anche Savio, Di Tacchio, sono costretti a giocare in Serie B, nonostante sono alcuni dei punti fermi dei settori giovanili di squadre come Fiorentina e Inter. In effetti questo è un contraddittorio? No, come dicevo prima, alla fine la Serie B è un'ottima categoria, ha un'ottima visibilità, quindi per noi che non abbiamo potuto avere lo spazio in Serie A, nelle varie squadre, per noi questa deve essere una vetrina molto importante, perché facendo un ottimo anno, un ottimo campionato qui a Castellammare ti può aprire lo spazio importante nei prossimi anni per un'altra ottima squadra come può essere la nostra da cui veniamo oppure un'altra. Hai potuto allenarti con Frey, Baruch, sono loro i tuoi punti di riferimento o magari hai qualche altro idolo? No, sicuramente mi sono allenato in questi anni con portieri ottimi come può essere Frey, come Baruch, come Storari,
in passato, Lupatelli. Quindi da ognuno ho cercato di rubare il meglio di loro, quindi sono ottimi portieri, quindi non credo che, come dicevi te. E allora, ora non mi ricordo la domanda. Vabbè, se hai un idolo che è appunto Frei Baruch, magari, non so, Buffon, che è l'idolo di una generazione. Diciamo che Buffon per i portieri è il numero uno, è quello su cui si ispira. Però mi piacciono diversi portieri, come può essere Giulio Cesar o Casillas del Real. Quindi da ognuno prendi spunto, però è normale che Buffon per un portiere è l'idolo. La preparazione della USA per quanto riguarda i portieri prevede sempre un allenamento sul lungomare di Castellammare. Ad accogliervi ci sono quelli della Lanile e Stabiese Pulito, l'associazione. Un saluto anche a loro che vi hanno accolto con calore come con i vari Colombi l'anno scorso con i portieri della USA. Certo, sicuramente sono da ringraziare perché ci danno un'ottima ospitalità. Per me è stato il primo allenamento sul lungomare la scorsa settimana e ti danno proprio molto calore, ti alleni con la gente. Poi è anche diverso la prima volta che faccio un allenamento in spiaggia, quindi è stato molto bello e molto, molto caloroso da parte dei tifosi e dello stabilimento balneare. Quindi ora sicuramente ci ritorneremo presto e ci divertiamo. Questo.